Tokyo Game Show 2014, siamo come potete vedere allo stand Koei Tecmo di fronte a Dead or Alive 5 Last Round Remake in alta definizione del picchiaduro che qualche anno fa era già uscito sulle piattaforme old gen. In questi tempi di riedizioni quindi anche la casa giapponese decide di proporre una versione aggiornata del suo beat'em up. Il gameplay è quello di sempre, basato quindi sull'alternanza fra attacchi, contrattacchi e prese, molto tecnico in questo sistema che ricorda un po' da lontano la morra cinese, applicato a dei ritmi di gioco e degli scontri abbastanza accesi. Non ci sono grandi novità a livello contenutistico, la versione Last Round includerà i due personaggi extra e l'arena inedita rilasciate come DLC per il vecchio Dead or Alive 5 Ultimate, e ovviamente avrà dei miglioramenti tecnici che includono una risoluzione nativa di 1080p e i 60 frame al secondo. Abbiamo giocato un po' di partite, il gameplay è davvero quello di sempre. Dobbiamo dire che l'impressione che abbiamo avuto è che questo rinnovamento, soprattutto tecnico, non giovi tantissimo, diciamo, non cambi tantissimo le carte in tavola per un picchiaduro che già all'epoca della sua uscita originale aveva dei ritmi molto accesi e molto martellanti. Comunque sia, un po' le texture si vede che sono migliorate, i 60 frame al secondo sono sempre graditi e sicuramente Dead or Alive 5 Last Round può essere una buona occasione per chi nella scorsa generazione di console si era lasciato scappare questo beat'em up dal carattere sempre molto particolare.